Nome: Adalgisa. Ida. Cognome: Tartagelli. Ciuculanti. Sesso: Apacca. E su vedova mi sono scordata. Paese di provenienza: Macerata, Chiaravalle. Età: Andava importati. Fate cazzi tua. Stato civile: Fidanzata con Peppe De Gillò. Lo conoscete? Su vedova e scialo. Professione: Istitista a Porto Recanati. Su pensionata, so un ex dipendente dalla manifattura tabacchi di Chiaravalle. Come sta in questo periodo? Ah, sto talmente bene che pare che poccio. Tu sola, sto male, voglio sapere niente! Titolo di studio: diploma di estetista con specializzazione in belologia, cioè me ne intendo dei peli. C'ho un attestato de sarta e un altro di scuola dell'avviamento che avevo imparato a fare la dattilografa, ma non mi ricordo più come si fa, sa, per carità. Festa preferita: Sagra del coniglio in Borchetta, la fiera de Sant'Antò. Stilista preferito: Rocco Vadocco di Parigi, Giaisa de Chiaravalle. Mai ricorsa alla chirurgia estetica? Fa de retrovisturi, ma scusa, so scema, non c'ho i soldi. La posizione preferita: Io sotto e su sopra, a pancia sotto. Piatto preferito: Vinci sgrassi, i castagnoli e la cicerchiata. Un tuo pregio: E le poce, e su simpatica un bel poce so fa. Un tuo difetto: Mi piace l'omini, è facile che mi piace buganze. Fai una smorfia. Quanto hai sul conto corrente? E beh, a forza di strappare i peli ho fatto un sacco di soldi. Fate cazzi tua. Una frase del tuo dialetto: È meglio aggi avanti come il becco dell'oche che armare addietro come le palle del ca. Mi sbaglio? Con occhio guarda il gatto o con altro frigge il pesce. Cosa fai per sembrare più bella? Ma merlicco su con un po' di trucco. Beh, mi vuoi fare i capelli dalla parrucchiera più chic di Chiaravalle, no la francesina. Imprecazione più frequente: Che te possa pia un gorbo, che te piasse un be. Dolce preferito: Scroccafusi dei Recanati. E beh, le paste de Uturri. L'uomo più affascinante che conosci: E beh, Peppe De Gillò, c'è un uomo affascinante, ma proprio sopra le righe, sa. È Paolo De Giaisa. Che macchina hai? C'ho una 500 rosa fucsia, se si rompe il pieno trattore, la bianchina del porrernerio mia. In cosa sei esperta? Sono esperta in peli delle zampe. Beautiful è 25 anni che il vedo un putanaio che inteso te. Furba o ingenua? Furba. Cugliona. Se non avessi fatto quello che hai fatto, che cosa avresti fatto? Mi sarebbe piaciuto averci un negozio di pasta fresca, perché del resto poi una gnocca come me, la porca signora. Personaggio preferito tra i sette nani: Pisolo. Brontolo. Favorevole alle case chiuse? Sì, specie d'inverno che è un freddo che si strina. E ma le case bisogna tenerle chiuse per forza, che sennò entra i ladri. Alla bigamia? E alla mia, sì. Usè? Quale programma preferito in TV? Mi piace tanto la Clergy con la prova del cuoco. A proposito, ha sgravato la Clergy. Protestantesimo, quanto mi piaceva il fare più. In quale posizione le piacerebbe trascorrere la giornata? Mi piacerebbe tanto star seduta a leggere una rivista d'estetica con gli ultimi ritrovati, ma invece purtroppo mi tocca stare in piedi a strappare i peli. Su un divaco la finlandese a fregna para. A cosa sei iscritta? Sono iscritta al CEL, Comitato Estetiste Libere. Sono iscritta a un club riservato solamente a donne come me, fini e firmate, diciamo, ecco, si chiama CENC. Caga e non chioppa. Salutatevi. Ciao Ida. Ciao Ada. Sogno ricorrente: Che sto all'isola di Mindanos in vacanza. Che svuoto il negozio de Giaisa e poi festeggia con lo champagne lì da Oturri. Una cosa che ti piace di te: La sveltezza. Che so trista. Romantica o passionale? De tutto e de più. Infugata. È vero che sei tirchia? E chi l'ha detto, sto cornuto? Ma no, chi è che sparge ste voce, putese arde? Meglio vivere con un uomo o con un cane? A me mi piace tanto sia l'uomo che il cane. L'uomo e il ca è la stessa cosa. Sporcane!
chi fa le pulizie a casa sua? E c'ho Velleda dei scacchioni, tanto viene da una sgrasciata a casa mia, diciamo, ecco. Eccola! Pensa che ci si risolleverà facilmente dalla crisi economica? Ma perché c'è sta la crisi? Non lo sapio, mi dispiace. No, ne prade! Qual è stata l'innovazione più grande dell'ultimo secolo? Il Silke Pill. Che siamo passati dal prete sotto le lenzuola alla termocoperta. Fantasia erotica? Fare l'amore sullo stendino dei panni. Fate cazzi tua!